Aspettando Lazio-Samp di stasera, io continuo a domandarmi come diamine sia possibile che la Fiorentina, questa Fiorentina, sia in una posizione, occupi una posizione così bassa di classifica. Perché io vi giuro che se vedessi, anzi, quando ho visto iniziando questa Fiorentina, ho visto la squadra che ha fatto e guardo i giocatori che ha, io continuo a chiedermi come diamine sia possibile che la Fiorentina non ci dia fastidio a noi per la Champions, o quantomeno non lotti per un'agevole posizione d'Europa League. Io quando in un mio video in precedenza ho detto sta Fiorentina, guarda che vince la Coppa Italia, vince l'Europa League, anzi la Conference League, gioca quindi l'Europa League da testa di serie, eppure se ne retrocede in Serie B. Ero ironico, perché chiaramente non ho mai creduto che la Fiorentina potesse retrocedere in Serie B, però regà, quando la Fiorentina gioca in Europa, per me è tra le favorite per vincere la Conference League. Però poi chiaramente vi devo anche dire dall'altra parte che oggi era quasi uno scontro salvezza per quello che la Fiorentina ha dimostrato e nelle ultime gare, ma in generale in tutto il campionato, perché non ci dimentichiamo innanzitutto che prima di oggi la Fiorentina veniva da una discontinuità clamorosa, ha pareggiato con l'Empoli, ha perso con la Juve, vabbè, ha perso col Bologna, ha pareggiato con la Lazio, ha perso col Torino in casa, cioè una Fiorentina che non vinceva da non ricordo quanto tempo personalmente. E che non vinceva meritatamente, una Fiorentina che con questa vittoria va a 28, quindi si porta a più 11 sulla zona retrocessione. Fa riflettere, perché per me la Fiorentina è una squadra che dovrebbe manco guardarla, la zona retrocessione, dovrebbe guardare l'Europa League, e se gli va male prende la Conference. Invece guarda la zona retrocessione, ma se oggi la Fiorentina avesse perso, disgraziatamente, cosa che non avrebbe meritato perché ha fatto una gran gara, beh, avremmo parlato di una Fiorentina a 25, ma di un Verona a 20, quindi una Fiorentina a più 5 dalla retrocessione. E in quel caso io sono quasi sicuro che, per quanto a me faccia piacere vederlo in panchina, perché credo sia veramente molto molto forte, Vincenzo Italiano, nel caso in cui oggi la Fiorentina non avesse vinto la partita, avrebbe, a mio avviso, rischiato qualcosa. E invece la Fiorentina vince, vince, convince, comanda, batte il Verona. Io, ripeto, più la guardo e più mi domando come sia possibile. La Conference, con i punti di penalizzazione alla Juventus dista poco. È vero che la Juve deve giocare domani, giocherà il derby e che una delle due farà punti, però in questo momento la Fiorentina comunque è a meno 4, quindi non ha un distacco così grande dalla Conference. Ripeto, sarà a meno qualcos'altro, a meno 7 o a meno 6 o a meno 5 per eventuali vittorie di Torino, Juve o pareggio, però comunque non è così distante. Chiaramente, se dovessero ridare i 15 punti alla Juve, la Conference, il piazzamento. Anzi, sto dicendo una cazzata perché la Juventus è ottava, non è settima. Quindi, in questo momento è il Bologna a 35 punti e la Fiorentina è già a meno 7. La cosa clamorosa è che se la Juventus dovessero ridare i 15 punti, la linea Conference la traccerebbe l'Atalanta e in quel caso la Fiorentina ne ha 28. L'Atalanta ne ha 41, cioè 28 a 41, ragazzi, cioè stiamo parlando veramente di 13 punti di differenza, cioè un varco enorme, non quanto quello che ha dato il Napoli alla seconda, però un varco enorme, non a caso in mezzo ci stanno 7-8 squadre. È chiaro come la Fiorentina in Europa ci potrebbe tranquillamente andare, adesso parleremo anche ovviamente della partita, se no alla fine non diciamo nulla, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Però, secondo me la Fiorentina in Coppa Italia può dire la sua, cioè la semifinale con la Cremonese. Insomma, se la Fiorentina non fa la cazzata che hanno fatto Napoli e Roma, dovrebbe tritare la Cremonese e poi si gioca la finale. Poi la finale va vinta e non è scontato. Però la Fiorentina è lì. E parliamo della partita, dai, parliamo della partita. La Fiorentina che si porta in vantaggio grazie a Barak. No, no, grazie a Icone. La Fiorentina la sblocca dopo meno di un quarto d'ora. Icone, ragazzi, io ripeto, questo giocatore a me mi lascia sempre esterrefatto, perché la Fiorentina ha investito tanto su diversi attaccanti, su ali, su calciatori che lì possono e fanno la differenza praticamente puntualmente e costantemente. Però poi Icone ha delle amnesie che la metà basterebbero, a mio avviso la metà delle amnesie di Icone basterebbero per far parlare di Icone come un giocatore che ha amnesie. Ma poi al di là di questo è un giocatore continuamente discontinuo da un momento a un altro. Oggi sembrava Salah. Cioè oggi Icone, so che è una blasfemia sentirlo dire, oggi Icone sembrava Salah. Cioè un giocatore che parte in quel modo lì, imprendibile, distruggendo, oddio ho spaccato tutto, distruggendo qualunque cosa. Cioè quel gol al 70% è di Icone.
E dispiace per la Fiorentina che non sia sempre questo Iconè, perché se fosse sempre questo Iconè, secondo me parleremmo veramente di una squadra con posizioni molto più su nell'acquisizione della classifica e dei punti. E poi mette dentro questo pallone appunto per Barak, che è bravissimo a controllare e a schiaffare in porta. Bravo Barak, che non ha esultato, non sarebbe stato bello farlo. Il Verona sta rischiando di andare giù, quindi non è nemmeno una partita non importante per i Scaligeri. Ci sta aver preso aver fatto gol, è giusto, se il tuo lavoro devi farlo, però magari se puoi non esultare, è meglio, quindi sono contento moralmente che Barak l'abbia fatto. Tra l'altro mi fa ridere perché nel primo tempo la Fiorentina prende due gialli, uno con Igor e uno con Barak. Poi nel secondo tempo lo prende Amrabat e Igor, Barak e Amrabat erano tutti del Verona, cioè praticamente il Verona smantellato è finito tutto alla Fiorentina. E, tra l'altro assurdo che non ci sia finito anche Simeone, perché al tempo si parlava anche di Simeone, insomma la Fiorentina ha rifatto il Verona per provare a fare meglio effettivamente di quel Verona lì. È una piccolezza che non c'entra nulla, ma ve la volevo dire. E a questo punto però vi dico anche un'altra cosa, cioè il secondo gol, quello che effettivamente chiude la pratica, chiude la partita, arriva da Arthur Cabral. Un pallone di Mandragora, Cabral è bravissimo e la butta dentro. Ora io non voglio stare sempre qui a dirvi ve l'avevo detto, perché è anche scorretto, cioè alla fine nel senso banalmente sti cazzi che ve l'avevo detto. Però io, nonostante sia rimasto un po' folgorato dall'acquisto di Jovic in estate, non me l'aspettavo mai, poi per come la Fiorentina ci è arrivata, secondo me ha fatto un vero e proprio miracolo, perché ha proprio lavorato al centimetro per provare a prenderlo, lui si è svincolato, e la futura rivendita, quello e quell'altro. Al di là di tutte queste piccolezze, io credo che Arthur Cabral meriti rispetto e meriti spazio, cioè questo è un attaccante che è arrivato dal Basilea, che quindi aveva bisogno di tutto il tempo del mondo per esplodere. I tifosi della Fiorentina non gliel'hanno dato, perché dimenticate forse che Vlahovic stesso non è esploso subito, prima di diventare il giocatore che era, per un po' di tempo non la buttava dentro manco con le mani. Questo probabilmente lo dimenticate. Poi però, è diventato Vlahovic. Io penso che Cabral, e io sono sicuro di questa cosa, nonostante Jovic in questo momento, tra l'altro, soprattutto per i gol che fa in conference, è il capocannoniere della Fiorentina. Io penso, in tutte le competizioni, io penso che Arthur Cabral l'anno prossimo possa davvero superare i 20 gol stagionali, con una Fiorentina più rodata, con un sistema di gioco a lui congeniale, con sicuramente qualcosa che gli va meglio, perché anche Baracca stesso ammetteva, quest'anno, l'anno scorso mi riusciva tutto, quest'anno non mi riesce niente, ma non è solo lui, è un po' tutta la Fiorentina, però anche oggi la Fiorentina tira tanto. Calcia molto verso la porta, spesso non riesce a trasformare le occasioni in gol, è anche una disattenzione, oltre che probabilmente un problema tattico, perché se tu fai fatica a far gol è proprio perché probabilmente non arrivano al tiro in modo facile. Però oggi la Fiorentina vince, e quindi vincendo si porta a quei famosissimi 28 punti che vi dicevo prima. E già qualcosa l'ha fatto. Poi chiaramente il campionato è ancora lungo, cioè si parla comunque di appena 24 gare giocate per la Fiorentina, per altri ancora meno, quindi poi insomma vedremo. Fatto sta che al momento, insomma, vi ripeto, il campionato è ancora lungo, curioso di vedere quello che sarà poi magari la Fiorentina già la settimana prossima, che giocherà contro il Milan, lì avremo delle risposte di un continuo sali e scendi della Fiorentina, che però poi le big, se riesce, le mette in difficoltà. Il Verona rischia. Lo Spezia ha vinto sta settimana, avendo vinto tra l'altro, ah no, ha pareggiato a Udine 2-2, ha vinto la Salernitana. Il Verona rischia. Verona al momento con 17 punti, 20 lo Spezia, 24 la Salernitana, però per come si erano messe le cose, insomma, è grasso che cola, credo, per il Verona aver preso quei punti che ha preso nelle ultime giornate, perché da gennaio ha deciso finalmente di rodare. E ha scelto di farlo in questo modo qua. Stasera vi dico la verità, sono curioso anche della Samp, perché la Lazio è favorita e probabilmente vincerà, e mi auguro di no, ma se dovesse vincere ci supererebbe, noi andremo a dormire con l'idea di essere sotto la Lazio e che domani siamo costretti a vincere. Però la Samp nelle ultime giornate ha perso col Bologna in quel modo, vabbè con l'Atalanta, ha perso con l'Udinese in quel modo lì, ha pareggiato col Monza in quel modo lì 2-2, lo 0-0 contro l'Inter, insomma Stankovic ci sta provando in tutti i modi e si inizia appunto a sentire già l'odore di Serie B. Per la Cremonese non c'è mai stato dubbio, non ha vinto una partita fino a questo momento, domani succederà, sicuramente domani vincerà la prima partita contro la Roma, sono sicuro di sta cosa perché noi facciamo sempre queste cose. Per la Samp
Insomma, non ci aspettavamo questo. Sì, si è ridimensionato tanto, ma 11 punti in 23 partite mi sembra un po' poco. Fatemi sapere la vostra, iscrivetevi al canale, io vi ringrazio tantissimo, mi piace e buona giornata, ciao.